È come una volta proprio, come mamma, capito? Che ti metteva là la pasta dentro l'insalatiera e te la girava davanti a te. Ci riesci pure così, senti. Mamma mia, guarda che pasta. Ma che vi siete girati? Ci ho messo la panna. Mi piacerebbe, tutto naturale qua. Lo sentite, sta arrivare l'estate. Io già ho capito quello che volete. Ci fai qualcosa di fresco? Ecco che qua accontentati. Oggi faccio qualcosa di fresco, di non impegnativo, di sbrigativo e di quella roba buona che c'è a noi. Che con due spicci ce la famo sempre. Ingredienti: cacio e ricotta di capra, basilico fresco, aglio, pomodorini sott'olio. E poi abbiamo lei, la protagonista, la mandorla, linguine napoletane dell'amico mio Magno, tutti amici qua, perché qua se vogliamo bene, perché quando si tratta di mangiare siamo tutti amici. Ci stanno mandorle e mandorle, dobbiamo comprarle buone, dobbiamo comprarle che sono dolci, che quando le mangiamo ci proviamo gusto, perché tante volte esiste mai quella frutta secca che si compra dentro le bustine, quelle mix, tutta quella roba là. Che non ti dicono da dove viene, ma da dove viene quella frutta secca? Ma vedi, questa c'è scritto, queste sono mandorle siciliane. Guardate, crude siciliane. È importante sapere da dove viene la roba, perché noi vogliamo comprare la roba italiana, quella buona, va bene? Terra Vecchia, sono siciliani e hanno tutti quanti sti legumi, sta frutta secca, che vendono tutta di origine siciliana. Allora, io che faccio? Dagli un gusto ancora un po' più. È buona, gustosa, non ti lascia una botta, tante volte ti lascia una bocca e amara. Questa è proprio una buona mandorla, ne comprate meno, se costano di più, perché poi la domanda già lo so, ma costano di più le mandorle siciliane, pugliesi o quello che sia. Ne comprate meno, però sono più buone. Le tostiamo un po', perché noi che vogliamo fare? Io voglio fare un pesto di mandorle, pomodori secchi, allora qualcuno dirà, ma il pesto trapanese? No. Ho preso spunto dal pesto trapanese, però un po' rielaborato, diverso. Non c'è il pomodoro fresco, c'è il pomodoro secco. È divertente, gustoso, saporito. Se fa un piatto di pasta, però, dobbiamo godere. Prendiamo il basilico, ma prima lo laviamo. Allora, una lavata veloce. Finalmente il basilico profuma. Oggi è la prima volta che ho preso il basilico e profumava. Proprio si vede che incomincia a pian po' di sole sto basilico, capito? Perché prima ho dovuto stropicciare per sentire un po' di profumo. Adesso incomincio a tirare fuori quel profumo a cui siamo abituati, che ci ricorda proprio l'estate. L'asciughiamo subito. Ecco qua. Mettiamo qui. Intanto lo sfogliamo, ok? Senza che asciughiamo tutto quanto. Quindi prendiamo le foglie, delicatamente, così, perché vogliamo un bel colore, no? Quando le spiegazzi le foglie, che succede? Si ossidano subito. Quindi noi dobbiamo evitare di farle ossidare. E bisogna stare attenti, addirittura che quando fanno il pesto, lo sapete che cavolo fanno? Mica lo lavano. C'è qualche maniaco per non stropicciarle, le spolvera. Cioè hanno le bombolette d'aria con l'aria e le spolverano. Vedete questa? Come è stata un po' stropicciata, vedete com'è? È tutta un po' ossidata, vedi, si è ossidato dove si è rotta la foglia. Oh, è un piatto di pasta, semplice semplice. Dobbiamo solo stare attenti a queste piccole cose, non è perché un piatto è semplice, quindi come va, va. Non succede così, perché poi non c'è poi quella soddisfazione quando la mangiate. Il gambo non si butta, lo sapete no che non si buttano i gambi. Le mandorle sottostate, a posto, le togliamo. Perché non si butta il gambo? Perché questa sarà la nostra arma segreta. Sì. Allora, tagliamo qui il gambetto. Gli diamo una stropicciata così. Le sentite? Senti che profumo. Mettiamo olio, masseria caggio, olive nocellara. È strepitoso, strepitoso, buonissimo. Ecco qua. Abbiamo acceso il fuoco. Partendo da freddo, l'olio, i gambi di basilico. Prendiamo l'aglio. Non ci priviamo, ragazzi, che la vita è già tanto complicata, già tanto triste, se priviamo pure dell'aglio alla fine. Ma ormai sto a amicizia con tutti i produttori di aglio, perché mi chiamano, ti posso mandare dell'aglio, venite qua, hanno trovato proprio la spalla giusta per spingere l'aglio. Guardate, questo qua è l'aglio fresco, incomincia ad esserci. Ecco qui, lo peliamo e lo mettiamo qua dentro. Abbassiamo il fuoco, piano piano ce lo dobbiamo coccolare, non deve friggere sto basilico. Questa qua, queste bollicine che sentite, che si lamenta un po', è l'umidità che abbiamo messo attraverso il basilico perché era lavato, ok? Asciugatelo proprio bene, delicatamente, così, piano piano. Eccolo qua.
guardate, così. Poi metto il basilico qua dentro. Questo non è un frullatore a immersione, questo qua è, diciamo, cutter, capito, da cucina. Mi raccomando, asciugate bene il basilico, perché sennò vi portate troppa acqua dentro la salsa, non serve assolutamente. Ecco qui, così. Un pizzico di sale. Le mandorle, eccole qua, che loro saranno, diciamo, il legante, no, tra tutto. Ci mettiamo un goccino d'olio appena. Ci mettiamo i pomodorini secchi sott'olio. Attenzione col sale, eh? Adesso ho messo poco di sale, perché stanno pure i pomodorini secchi. Filtro l'olio, così si raffredda anche subito, comunque in un tenitore di ceramica, no? Abbiamo fatto un bell'olio al basilico, pazzesco. Copriamo, eccolo. E diamo una... Mettiamo un pezzo di cacio ricotta. Questo è un cacio ricotta di capra. Che cosa c'ha di speciale? È dolce. Tante volte sono proprio salate. Se mettesse a mangiare una saponetta. Invece è proprio buono. Metto la cacio ricotta. Si sente proprio il latte di capra, eh? Vai, così. Aggiungiamo l'altro olio. Adesso questo qua si è raffreddato ed è perfetto. Quello aromatizzato al basilico. Eccolo qua. Piano piano, un po' alla volta. Ecco qua. Assaggiamo un po'. Ammazza, è buono, buonissimo proprio, sono proprio contento. Aspetta un attimo, allora, buttiamo la pasta. Questa è una linguina che commercializza Magno, il mio amico Mauro, e guardate che linguina che è, la fanno a Gragnano, guardate che spettacolo. Guardate un po' un attimo, che qua, camera 1, fagli vedere, eh? Questa, proprio ora sentiamo, fatta a mano proprio, guardate quanto è ruvida, quanto è bella. Acqua in piena ebollizione. Ah, yeah. Mi raccomando, non rompete sto capolavoro, vedete questo capolavoro come è fatta sta pasta? Quindi fatela un attimo piano piano idratare, gli mettete una mano sulla testa e la mettete un po' dentro, così, senza affogarla, così piano piano, così una carezza, fatevi una carezza. Questa è una pasta quasi artigianale, su quei pastifici ci stanno 5-6 persone che impacchettano la pasta a mano, cioè, capito, stiamo a parlare di una pasta pazzesca. Certo, non si può mangiare tutti i giorni, perché costa più di 3 euro a mezzo chilo, però quando te la mangi, ragazzi miei, a me però tutta sta roba frullata non è che mi sconfivera tanto, mi piace pure sentire qualcosa sotto i denti. Quindi che faccio? Prendo un pomodorino secco e lo taglio a pezzi, così si vede quello che si stiamo a mangiare. Un'altra cosa che devo fare, mi sono messo da parte qualche mandorla. Pensate, la mandorla tostata, fatta così, sotto i denti la sentite? Come se la sentite? Ok? La tritiamo un pochetto a coltello, irregolare al massimo, quindi ci sarà un pezzetto più grosso, uno più piccolo, perché a noi ci piace così, ci piace la roba fatta a mano. Sentiamo la pasta, poi ci vanno 8-10 minuti per sta pasta, ci vanno ancora 3-4 minuti, nel frattempo però se lo famo un goccetto, andiamo, dai. Questo ci piace di più del bicchiere, no? Ah, oggi è non filtrato, proprio il vino con cui ho scoperto Val dell'Ovo. Bello. Ah, poi sì, io lo so, ci sta la schiuma, che mi importa, è buono se bevo lo stesso. Poi che mai a stomaco vuoto, mai, a meno che non volete subito ubriacare. La cosa migliore è questa qua, che ti assaggi un pezzo di sto formaggio che è la fine del mondo, veramente, eh? Sembra che stia mangiando una ricotta appena stagionata. Ci sta perfetto, buonissimo, sempre sto non filtrato. Qua come una volta, con l'insalatiera, yeah. Vai. Scolate bene, poi casomai se c'è da aggiungere un po' d'acqua ce l'aggiungiamo. Bello, ragazzi. Certo, ci sta il rumore dell'amore, eh? Ci sta il nostro suono fantastico. Però, ragazzi, è come una volta proprio, come mamma, capito? Che ti metteva là la pasta dentro l'insalatiera e te la girava davanti a te. Cominciamo con un cucchiaietto, eh? Vai.
questo casomai se va avanza o conservate, o mettete dentro al freezer, capito? Cioè, ma non puoi capire il profumo. Non fate i tirchi, mettetecelo, non fate i tirchi, perché poi poi così mi rimane pure domani, mettetelo, mettetelo. Cioè, guarda che colore, io. Guarda che bella, ti aspetta. Ci metto un goccio d'acqua. Vai. Così. Ah, guarda qua che crema, avevo mantecato pure così. Senti, vogliamo esagerare oggi, un altro goccetto d'acqua. Ci riesci pure così, senti. E che suono, ragazzi. Per tutti quelli che amano, per tutti quelli che si fanno amare. Mamma mia, guarda che passa. Ma che è? Ma che vi siete girati, ci ho messo la panna. Mi piacerebbe, tutto naturale qua. Guarda che spettacolo. Guarda qua. Mamma mia. Poi, comunque ci mettiamo quello che ci siamo detti, no? La consistenza. I pomodorini secchi, un po' ovunque, tiè. Poi le mandorle. Guardate qua che spettacolo, tiè. Le mandorle della vecchia siciliane. E poi, oh, ci priviamo di che cosa? Ora faccio vedere che cosa, di questo, di una grattata di questo. Oggi a Roma nevica anche la ricotta di capra, tiè. Ecco qua. E l'olio al basilico, guardate. Mo, spettacolare ragazzi, mo assaggiamo, un po' di pomodorini secchi, qua, poi, sempre perché non ci famo manca niente, gli diamo una bella giratina, spettacolare, fammi raccogliere qua la salsetta, tutto. Ma l'applauso sai che lo faccio, non a me. Io non ho fatto niente, sono stato soltanto attento a non sprecare sta roba, a quelli che producono questi prodotti. Perché la cucina nostra italiana, che è semplice, sembra una stupidaggine, ma se non la fai quella roba buona, non riesce niente. Alla salute è la nostra, e all'amore, all'amore. Ma sei buono, buonissimo è venuto.